Salve a tutti ragazzi e buona Pasqua e benvenuti in questo nuovo unboxing. Fateci sapere nei commenti su Instagram cosa, che uovo di Pasqua vi ha portato il coniglio Pasquale e che sorpresa avete trovato dentro un uovo. Oggi, visto che Pasqua, apriremo uovo di Pasqua Star Wars, due uova di Pasqua a tema Jurassic World, l'uovo di dolci preziosi di Pokémon, quello di Batman, quello di Toy Center e quello della Marvel. Wow, sono tutti quanti belli. Sì, ne abbiamo ricevuti davvero tante di uova di Pasqua. Da quale vogliamo iniziare? Iniziamo da quello dei Pokémon. D'accordo, apriamo quello dei Pokémon. Ora spaccherò questo uovo con il mega colpo del leone. Ecco qua. Che abbiamo trovato? Aspetta, lo apro e vediamo. Abbiamo trovato uno skateboard. Nuovo, beh, fammelo provare, fammelo provare. Però avete visto? Bisogna dare carica e parte. Dai, dai, rifacciamolo. Ok. Allora, ragazzi, questo skateboard funziona solo quando funziona quando date carica e lasciate andare. Ok. Diamo carica e via. Mi piace tantissimo. Ora quale vogliamo aprire? Lumba. Apriamo quello di Jurassic World. Ok, apriamo l'uovo di Jurassic World. Mettiamo da parte lo skateboard e apriamo quello di Jurassic World. Ma è già rotto. Dai, dai, vediamo che dinosauro ci capita. Che dinosauro abbiamo trovato? Montiamolo e riconosciamolo. Abbiamo trovato l'anchilosauro. È proprio l'anchilosauro, è vero. Ed è fatto benone l'anchilosauro. Vedete, è più grande di me, vedete? Arriva perfino a me l'anchilosauro. La coda dell'anchilosauro serviva per difendersi. E per difendersi anche usavano questa enorme corazza che quando un dinosauro lo mordeva i denti si spezzavano. Oh, bella storia questo dinosauro. Ora che uovo vuoi aprire, Lumba? Apriamo quello di Toy Center perché voglio vedere che giocattolo troviamo. D'accordo, apriamo quello di Toy Center. Mettiamo da parte l'anchilosauro e apriamo l'uovo di Toy Center. Adesso lo spacco in mille pezzi, questo uovo di cioccolato. Tiè!
Ecco fatto, ho fatto un buco. Grazie, non va. E adesso spacchiamolo. Strano questo giocattolo a tema Toy Center. Allora, qua c'è scritto le cancelline Funny Magic Animals. Allora, questo è un cervo legno gomma da cancellare. Ah, ecco perché è gommoso. Guardate. Vedete com'è gommoso? Beh, Lumba, perché è una gomma, non è il vero cervo giocattolo di legno. Ah, ok. Apriamo quello di Batman ora. Ok, apriamo quello di Batman e vediamo cosa ci capita. Mettiamo da parte il cervo di gomma. E apriamo quello di Batman. È gigantesco questo uovo. Cameraman, spaccalo tu. Ok, lo spacco. Ecco qua. Per la miseria. Chi è questo? Montiamolo e scopriamolo. Facciamo time out. Ok. Abbiamo trovato la Batmobile con Batman. Sì, è proprio la Batmobile. E guardate, vedete? Si apre anche il retro ed esce Batman. Sì, dentro c'è proprio Batman che sta guidando la Batmobile. Che magari starà andando alla ricerca del suo grande nemico, Joker. Ok, chiudiamo. Però niente male come l'hanno fatta la Batmobile. Cioè, guarda, ha persino il suo simbolo davanti al cofano. Sì, mi piace davvero tanto il modo in cui l'hanno costruita questa Batmobile. Apriamo quello di Star Wars. D'accordo, apriamo quello di Star Wars. Mettiamo da parte la Batmobile e apriamo l'uovo di Pasqua a tema Star Wars. Eccolo qui. Wow, è bello grande questo. E ha pure le strisce, vedete? Ha le strisce. Sì, sono proprio le strisce. Dai, cameraman, spaccalo e vediamo che sorpresa ci capita. Ok. Però la capsula è tutta rossa, proprio come il fuoco. Apriamo la capsula rossa e vediamo che personaggio di Star Wars ci troviamo. Anche questo è un personaggio da montare. Montiamolo e riconosciamolo. E abbiamo trovato il maestro Yoda. Lo yoga? Perché vuoi fare lo yoga? No, Lumba, non ho detto yoga. Ho detto Yoda, con la D. Yoda. Yoga. Vabbè, Lumba, lascia stare, sì. Hai ragione, yoga. Cioè, guardate come è fatto bene questo personaggio di Star Wars. Cioè, guardate la spada laser, il viso, gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie. E perfino la spada laser a posto dei piedi. È fatto benone questo personaggio di Star Wars. Lumba, qual è il tuo film di Star Wars preferito? A me mi piace quello là che c'è l'uomo nero con spada laser
a tre punte. L'uomo nero con la spada laser a tre punte. Ma di chi stai parlando? Ma non ricordi, quello là che appare nel il risveglio della forza. Ah, ho capito, Kylo Ren. Sì, Kylo Ren. Quindi in Star Wars il risveglio della forza. Sì. A me piace il ritorno dello Jedi. Il mio film di Star Wars preferito è Gli Ultimi Jedi. Apriamo quello di Jurassic World, il secondo. Ok, mettiamo da parte il maestro Yoda e apriamo l'uovo di Pasqua di Jurassic World. Eccolo qui. Wow, mamma mia. Sì, è anche questo con le strisce del gigante. D'accordo, basta riconoscimenti e apriamo questo uovo. D'accordo. Vediamo che dinosauro troviamo. Wow, abbiamo trovato un dinosauro diverso. Dai, dai, montiamolo. D'accordo, time out. Ragazzi, aiutateci. Scriveteci nei commenti su Instagram per dirci che dinosauro è questo. Già, scriveteci nei commenti su Instagram per vedere che specie di dinosauro è questo. Mettiamo da parte il nostro amico dinosauro alato e apriamo l'ultimo uovo. Sì, che è meglio. Wow, questo è molto grande. Ed è uguale a come quelli di prima. Sì. Apriamo questo uovo e vediamo che personaggio Marvel ci capita. Ok, apriamo questo uovo della Marvel. Ma chi è questo? Montiamolo e riconosciamolo. Abbiamo trovato Iron Man con il guanto dell'infinito e Thanos. Sì, è proprio Iron Man. È proprio lui. Ma cosa può fare questo giocattolo? Cosa può fare questo giocattolo? Beh, cameraman, faglielo vedere. Allora, facciamo prima così. Ci abbiamo così e... Visto, Lumba? Sì, ha buttato giù il guanto dell'infinito di Thanos. Mi piace un sacco questo giocattolo. Sì, pure a me. E questo è il risultato, ragazzi. Abbiamo aperto tutte le uova. Le abbiamo aperte tutte. Ragazzi, mi raccomando, scriveteci nei commenti su Instagram che sorpresa avete trovato nel vostro uovo di Pasqua. Ebbene ragazzi, il video può finire qui. Mi raccomando, fateci sapere se queste uova di Pasqua vi sono piaciute. Lasciate tanti like e tante visualizzazioni. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao amici. Ciao belli. Ciao a tutti e buona Pasqua!